Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video. In questo video tratteremo l'improvvisazione da un punto di vista leggermente diverso rispetto agli altri. Avete visto negli altri video ci sono tutti concetti di tipo melodico, armonico o ritmico, cioè soluzioni melodiche di un certo tipo, creare certe sonorità tipo pentatoniche, cromatiche, triadiche, scalari, tutto quello che volete, bebop, oppure diciamo no, ritmiche, cioè andare nello specifico ad esplorare le possibilità melodiche, per esempio delle note da un quarto, syncopation, no syncopation, oppure note, le crome, ok, motivi ritmici. In questo video invece, che insomma chiameremo Comporre improvvisando, che è anche un capitolo del mio libro che ho chiamato così perché lo trovo affine come dicitura, lo trovo azzeccato, perché ci occuperemo invece di affrontare l'improvvisazione da un punto di vista più compositivo, cioè inserire nell'assolo, nell'improvvisazione, dei concetti che sono propri della composizione. Chiaramente l'improvvisazione e la composizione sono, in ultima analisi potremmo dire che sono la stessa cosa, se non per il fatto del tempo, okay? Che produrre un minuto di musica, io ve lo so dire con grande certezza, che produrre un minuto di musica scritta, soprattutto un brano organico come un'orchestra, così un minuto di musica può richiedere anche diversi giorni, produrre un minuto di musica. Nell'improvvisazione un minuto di musica è in un minuto di orologio, avviene, ok? Quindi si fa musica estemporaneamente in un minuto, ma molti processi che si usano nella composizione sono gli stessi nell'improvvisazione, o meglio, a volte sono in certe persone sono abbastanza inconsci, non c'è la piena consapevolezza di cosa sta facendo, però molte persone hanno già, insomma, istintivamente la propensione a pensare all'improvvisazione in questo modo, altri invece vedono l'improvvisazione semplicemente come un flusso di idee sempre nuove, sempre diverse, senza una visione compositiva più complessa, ma semplicemente un flusso magari, ecco, più virtuosistico, quanto volete, però senza una visione compositiva. Sostanzialmente che cosa dà all'improvvisazione o al vostro assolo, quindi, una logica maggiore? Oppure quello che alcuni dicono, no, tipo lo storytelling, cioè cosa lo fa sembrare un vero e proprio racconto, l'evoluzione, no, di un percorso? Innanzitutto l'economia del materiale. Limite, porsi dei limiti, cioè lavorare dentro dei limiti, il limite del materiale, cioè mettere in gioco un tot di materiale, non infinito, un materiale, a volte anche pochissimo materiale. La cellula base di questo materiale si chiama motivo, ok? Un motivo che è una piccola idea di 2, 3, 4, 5, 6 note al massimo, che ha una forte identità ritmico-melodica, cioè molto riconoscibile, nel quale, diciamo, al quale l'ascoltatore si aggrappa facilmente e segue meglio il discorso, ok? Chiaramente poi non basta un motivo per riempire 2, 3, 5, 10 minuti di assolo, ma questo motivo bisogna saperlo elaborare, bisogna saperlo tecnicamente sviluppare, ok? Ed è come mandare avanti un percorso in una composizione, è come prendere, ecco, il tema di una forma sonata e saperlo poi crearne un secondo tema e svilupparlo. È come saper creare, non lo so, prendere il tema, il soggetto di una fuga e saperci creare un controsoggetto, la risposta, eccetera, eccetera, saperlo maneggiare, ok? Quindi il primo step è quello di creare un motivo, cioè saper creare un motivo. La creazione di un motivo è una cosa, diciamo, che poi nell'estemporaneità dell'improvvisazione avviene in tanti modi, molte volte avviene su spunto anche altrui, cioè io sto preparandomi a fare il mio solo, prima di me sta suonando un altro
E io magari mi aggancio a un'idea che ho sentito e che mi è piaciuta nell'assolo di un altro. O molte volte succede che le ultime idee, anche l'ultima idea che lascia il solista numero uno, viene ripresa dal solista numero due e viene portata avanti. Oppure un'altra situazione è quando nel mio stesso flusso di idee, che magari non è concepito, no, come un solo motivico, ma a un certo punto spunta fuori nel fraseggio un'idea particolarmente felice, particolarmente azzeccata, che io riconosco, e comincio a lavorare attorno a quella idea. Ok? Comincio ad elaborarla. Adesso vedremo alcune tecniche, alcuni esempi, poi li metteremo un po' in pratica nel nostro solito modo. Ok? In un accordo, in due accordi. Questo è anche un discorso validissimo, importantissimo per batteristi. Ok, perché la batteria è lo stesso, può suonare in maniera motivica alla stragrande, cioè impostare un motivo ritmico e anche magari melodico, cioè associato un ritmo associato a una certa parte del set, magari sui piatti, magari sulle pelli, magari un mix, quindi una cellula motivica e poi elaborare quella cellula motivica. È chiaro che non tutte le quasi tutte le tecniche di variazione potrebbero essere valide, ma quasi tutte si possono adattare anche alla batteria. Quindi questo video è importantissimo anche per i batteristi. Quindi abbiamo detto, un motivo è una piccola cellula melodica. Se io suono, non so, questo potrebbe essere un piccolo ta da da da, quattro note, oppure già otto note, questo è un motivo abbastanza lungo, già suddividibile in diversi sottomotivi, ma anche semplicemente, oppure piccole cellule melodiche con una ritmica definita e un andamento melodico definito. Per poter essere maneggiabile, diciamo, è maneggevole in maniera estemporanea, il motivo deve essere corto, breve e semplice, perché la riuscita del prodotto finale, cioè del vostro assolo, non è tanto nella bellezza, chissà quale trovata motivica, ma è nella evoluzione, nello sviluppo. Ok? Quindi anche, e questo ce lo confermano anche i grandi compositori, no? A volte anche grandi sinfonie, non ha che abbiano dei temi, come dire, strabilianti, hanno un tema, ma poi è nell'evoluzione che il compositore mostra il suo pensiero e ci trasporta nelle sue idee, nel suo mondo. Quindi non preoccupatevi così tanto, prendete motivi banalissimi come un frammento di scala, oppure un arpeggio, cioè qualsiasi piccola, un intervallo, una quarta, ok, qualsiasi cosa può diventare un motivo. Tutto starà poi nel maneggiarlo, nel movimentarlo, nell'elaborarlo per creare un prodotto di qualità. Allora, mettiamo in chiaro che anche in questo caso, nella pratica sarà bene che noi ci limitiamo, cioè ci focalizziamo. Quindi se io decido di approcciare e provare a fare qualche coro su un brano o 5 minuti su un accordo in maniera motivica, devo utilizzare al massimo, cioè al massimo il 90%, non sotto. Se comincio a mischiare con altro materiale, dopo un minuto mi deconcentro e suono tutt'altro, l'esercizio non serve a nulla. Poi nella realtà ci vuole balance, quindi cosa succede? Succede che nel mio assolo ci potranno essere delle parti motiviche più o meno estese e delle parti invece in cui io metto suono, no, sul time, sugli accordi, descrivo gli accordi senza preoccupazioni di tipo motivico. Oppure potrei darmi come obiettivo proprio di costruire il mio assolo interamente in maniera motivica, oppure di riprenderlo, riacchiapparlo, dopo un po' farlo tornare. Ok, questo sta poi nella vostra creatività, nella vostra musicalità, al vostro talento, però tecnicamente, ecco, dobbiamo sapere quello che possiamo fare. Ora ipotizziamo, non so, un intervallo così. Io sto suonando la, sol, la, re, un intervallo di quinta con un cromatismo. Tararara, quattro note.
Ok? Allora, la prima cosa che si può fare con un motivo, anzi che si deve fare quando si vuole realizzare qualcosa di motivico, è ripetere. Perché se non ripeto, non entra, non, è come se avvisassi, ok ragazzi, questa è l'idea su cui voglio lavorare, attenzione, seguitemi, venite dietro me. Ok, quindi se io suono e faccio un'idea, poi l'idea dopo è completamente diversa, il concetto motivico se n'è andato. Ma se io invece ripeto il motivo, cioè lo stabilisco, okay, stabilisco che questo è il motivo. Quindi la ripetizione è importante. È chiaro che la ripetizione identica del motivo con le stesse note e lo stesso ritmo è possibile quando l'armonia me lo permette. Se io so questo La solare, io prendo le mie prime quattro misure di Isn't She Lovely, no? Che è il brano in cui abbiamo lavorato in questi video, e faccio. In questo caso ci sta, ok? Ma se io prendo lo stesso motivo e lo faccio su un altro brano, probabilmente la battuta 2 già devo cambiare qualche nota. Che okay, però, ecco, innanzitutto la ripetizione è il mezzo iniziale per mettere in moto l'idea motivica. La prima delle tecniche che vediamo è quella che si chiama sequenza. Cioè, sequenza vuol dire prendere la stessa idea e muoverla salendo o scendendo di altezza. La sequenza può essere diatonica, cioè se io sono in si bemolle e voglio spostare questo, cioè la sol diesis la re diventerà si bemolle la, do si do fa re do re sol, perché sono dentro una determinata scala, ok? Mi muovo dentro la scala. Oppure c'è quella che si chiama la sequenza di tipo esatto, cioè la sequenza esatta invece si muove per intervalli. È chiaro, nel contesto tonale, con le sigle, è un, insomma, ha un'utilità molto limitata, perché in realtà io, ecco, prendo l'intervallo di quinta, che sarà sempre quinta giusta, il semitono sarà sempre semitono, non avrò mai situazioni in cui la mia quinta cambia, ok? Però ecco, l'idea della sequenza è questa. Allora la mia idea, per esempio, se io mi metto dentro si bemolle, per esempio questa, mi re mi, la naturale è una quinta diminuita, perché diatonicamente in quel punto c'è la quinta diminuita, ok? Se io trasporto questa piccola cosa sulle prime quattro misure di Isn't She Lovely, ripetizione, sequenza, ok? Quindi il ritmo è lo stesso, il disegno della frase è lo stesso, il punto in cui inizia è lo stesso, ma sposto l'idea su altre altezze, ok? Cercando di centrare le note che mi interessano, che mi piacciono di più, su quell'accordo. Un'altra cosa di facile gestione è la variazione ritmica, cioè la mia idea con le stesse note ma ritmicamente spostate. Cioè ta do re do pa po pa e bo pa re bo pa bo pa po. Ok? La modifico a mio piacimento. Questo si può fare chiaramente con le stesse note, ma anche mischiato con la sequenza, cioè io faccio la cosa di prima, faccio salire o scendere la mia idea per centrare meglio gli accordi e in più sposto la mia idea ritmicamente, ok? Cioè la modifico ritmicamente. Vi faccio un esempio.
Idea originale. Ok? Avete visto che il disegno è sempre quello, però la frase si muove. Variazione ritmica. Anche se, ripeto, per variazione ritmica strettamente si intende con le stesse note. Allora, l'esempio di variazione ritmica rigoroso sarebbe questo. Ok, le stesse note variate ritmicamente. Quello che ho fatto prima già era più elaborato, metteva in moto altre cose che vedremo. Altra cosa è abbastanza comune, la variazione melodica. Variazione melodica che cos'è? Invece tiene fermo il ritmo e la melodia cambia. Cambia per esempio l'intervallo. Ok, la frase mantiene il ritmo, mantiene il punto di ingresso e di uscita, però cambia le note. Allora, vi faccio un esempio. Prima lo faccio su re minore. Quindi, la. Oppure. Questa era più rigorosa perché era con lo stesso ritmo e le note cambiate. L'altro già cambiava anche altri parametri. Ok, cambiava anche altri parametri. Altra cosa interessante è quello che in inglese si chiama displacement, cioè lo spostamento ritmico. Cioè l'idea viene proposta in altri punti. Cioè, se la mia idea originaria era 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1, 2. 3. Ok? Quindi sull'1, sul 2, sul 3, sul 4. Può essere anche. Quindi battere, levare. Ok, quindi si può spostare in tantissimi punti. In realtà ecco, la cosa è più semplice da realizzare, da provare, che da spiegare, che in maniera teorica. Però ecco, l'idea quindi si sposta in diversi punti. Anche qui si può lavorare prettamente in maniera ritmica con l'idea originaria, cioè. Levare 1, 2, 3, 4. Ma poi nella realtà ci serve di muoverci, quindi è difficile tenere il displacement soltanto con l'idea originale. Chiaramente andrà abbinato alla sequenza, dovrò cambiare anche le note. Ok, cambierò le note e cambierò il punto di partenza. Quindi se io applico quest'idea del displacement sulle prime quattro del nostro brano, tipo. Ho spostato poco, però questa è l'idea.
Due concetti di tipo, altri due concetti di tipo ritmico, che sono aumentazione o diminuzione. Aumentazione o diminuzione dei valori. Aumentazione vuol dire che una, almeno una o più note del mio motivo aumentano di valore. Diminuzione vuol dire che una o più note diminuiscono di valore. Cioè, se il mio motivo è, che potrebbe diventare, oppure, quindi se alcune note si sono dilatate, oppure si può contrarre, cioè può diventare, ok? Qualcosa si contrae, qualcosa resta uguale, qualcosa per dire, si può anche mischiare, quindi una parte si potrebbe dilatare, una parte si potrebbe contrarre. È chiaro che tutte queste tecniche poi lavorano anche in contemporanea. Altre due idee invece che hanno a che fare con diciamo la grandezza, no? Aggiungere o togliere materiale al motivo, sono la frammentazione e l'estensione. Cioè, frammentare un motivo vuol dire, se il mio motivo è possibile, fra quasi tutti i motivi possono essere stagliuzzati magari in due piccole, no, parti. Però ecco, ci vogliono almeno 3 o 4 note per fare una frammentazione. Quindi prenderne una parte e per un po' sviluppare con le tecniche di cui abbiamo parlato solo quella parte lì. Se io prendo il mio motivo, innanzitutto vedo che c'è questo cromatismo, no? E questo sale. Quindi io potrei prendere, ho preso, no, l'elemento cromatico e l'elemento intervallare e poi li ho mossi, ho usato il displacement, ho usato la variazione, eccetera, eccetera. Quindi questa frammentazione è importantissima, questo è molto utile perché molte volte, ecco, a fine frase sbuca fuori una idea nuova, io prendo quella, alla fine, no, del mio sviluppo, prendo quella e continuo a evolvere quella lì. L'estensione invece è quando io, prima di suonare il motivo, cioè di ripetere il motivo, di elaborarlo nel corso dello sviluppo, o alla fine, in coda al motivo, aggiungo altro materiale. Se io faccio, ho messo del materiale prima, re, mi fa, sol, la, do, re, bo, oppure, dopo, la, sol, la, re, poi ho messo del materiale alla fine, ok? Quindi queste, ecco, 7-8, non so quante sono, tecniche, queste 7-8 idee sono importantissime dal punto di vista della composizione e anche dell'improvvisazione. Io vi consiglio di prenderne una alla volta e lavorarci un pochino su un accordo, su una piccola progressione, su un brano, una porzione di brano e provare. Ok, provare a vedere quanto lontano puoi andare con lo stesso materiale. Ti accorgi che i chorus passano uno dopo l'altro e la tua sensazione è completamente diversa, il tuo stato mentale, il tuo flusso di idee è completamente diverso da quando ti metti nell'ottica di riempire delle caselle. Cioè, di fraseggiare senza flusso, senza motivo, capito? Invece quando è un motivo sei concentrato su, ah,
ascoltare quello che hai appena suonato e quello che potrei dire subito dopo, in associazione a quello che hai appena suonato. Quindi prendetele una alla volta queste tecniche e cominciate ad elaborarle un po', a lavorarci. Poi chiaramente le mischiate, perché nella, diciamo, no, nella normalità delle cose, queste cose avvengono mischiate. Noi, e vi invito anche ad ascoltare negli assoli, quando a rintracciare questo elemento, perché poi non è che tutti i musicisti fanno questa cosa, alcuni lo fanno più, alcuni meno, alcuni lo fanno anche in maniera forse abbastanza inconscia, ok, però hanno un forte senso motivico. Alcuni lo fanno e lo camuffano anche molto, a volte non ci rendiamo conto subito che il fraseggio che si evolve è frutto in realtà dell'idea iniziale. Io nel libro qua ho messo appunto questi quattro esempi, che con anche i video, perché, e c'è anche uno con la batteria tra l'altro, perché appunto per farvi capire il suono, com'è il flusso di questa cosa, perché poi anche alla solita domanda, no, a chi posso ascoltare per ascoltare? È chiaro che magari ce n'è un po' qui, un po' lì, un po' qui, un po' lì, ma trovare degli esempi veramente, no, che calzano al 100% è sempre difficile. Allora, ascoltando già questi tre o quattro piccoli soli, vi potete mettere nell'ottica di cosa vuol dire evolvere il fraseggio da un'unica idea melodica. Adesso proverò a farvi, ecco, prendiamo questa piccola idea, ok? E provo a suonarli. Magari faccio un primo tentativo in cui parlo anche un po', se ci riesco, dico qualcosa di quello che sto per fare, e poi magari faccio una cosa più libera, ok? Quindi questo è il mio motivo, spero che si senta. Pronti? Diminuzione. Displacement. Sequenza. Aumentazione. Diminuzione. Quindi avete visto, sono passati tre corsi e ancora stavo pensando a come evolvere. Non ho mai pensato per un minuto a scale, accordi, chissà cosa. Pensavo a mandare avanti il motivo. Questo è importantissimo anche perché vi dà, appunto, dai vostri assoli, alle vostre improvvisazioni, un margine molto più lungo, molto più grande, perché potrete andare avanti più tempo senza annoiare e tenere. Ancora avete visto, in questo caso il mio discorso era appena all'inizio, poi adesso io sto suonando anche molto, no? Cercando di quasi in ogni accordo di mettere una frase, no? Per
il più possibile farvi capire cosa intendo, no, per evoluzione. Però si può lasciare naturalmente molto più spazio, lasciare molta più aria, e si può mescolare di più con altre cose. Adesso vi faccio un ultimo esempio, ecco, utilizzando questo stesso motivo, magari con qualche spazio vuoto oppure con qualche materiale estraneo, come diciamo, no, qualche estensione prima e dopo il motivo, e poi ogni tanto faccio ritornare il motivo originale. Proviamo. Quindi spero, ecco, di essere stato abbastanza chiaro, di avervi dato un po' un'ottica, chiaramente qui sul mio libro, anche sui libri di Al Crook trovate tantissimo materiale in questo senso, trovate degli esempi, ascoltate, provate, magari su contesti semplici, però provate a vedere quanto cambia l'approccio melodico in quest'ottica rispetto all'ottica di mettersi davanti agli accordi. Mi raccomando, anche i batteristi, provate a fare questa cosa, perché darà la vostra improvvisazione, altrimenti sarebbe solo così un fil dietro l'altro, una logica incredibile, ok? Una logica incredibile. Chi vi catturerete l'ascolto, diciamo, l'attenzione di chi vi ascolta in maniera molto più concreta, e riuscirete a portare il solo molto più lontano, molto più lungo, molto più interessante rispetto alle solite cose, ok? Quindi ci vediamo al prossimo video, grazie a tutti, ciao!